Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Lunedì 14 gennaio è stata presentata alla stampa la seconda Coppa Liburna Asfalto, che avrà luogo il 26 e 27 gennaio nella provincia di Livorno. Ascoltiamo dunque la presentazione di questa conferenza stampa con alcuni degli interventi delle persone che sono intervenute. Buongiorno a tutti e ben ritrovati, grazie appunto di presenziare a questa nuova conferenza stampa che presenta la Coppa Liburna targata 2013, una gara che praticamente è la prima assoluta in Toscana e la seconda in assoluto in Italia, quindi una volta in più Livorno si conferma ai vertici, a questo momento ai vertici temporali, poi sicuramente saremo anche ai vertici sportivi. La Coppa Liburna 2013 diciamo che è la naturale prosecuzione di quella che è stata l'edizione dello scorso anno, che inaugurò la metodologia Rally 2. Il Rally 2, che praticamente sono due prove speciali da percorrere due volte. Questo è uno dei progetti federali che sono stati partoriti appunto per cercare di contenere i costi, in quanto sono momenti certamente non facili sotto l'aspetto economico, sia per il motorsport che comunque a livello generale. Io non mi voglio dilungare più di tanto, perché poi ci sarà da ascoltare gli interventi di diversi signori, e appunto il primo intervento io lo chiederei a chi ci ospita, alla provincia di Livorno, qui rappresentata dal vicepresidente dottor Bonsignori. Sono io per primo che devo ringraziare gli organizzatori che hanno voluto fare questa conferenza stampa in questa sede, nella sede dell'amministrazione provinciale. Per noi è un piacere, ma devo dire senza neanche forzare troppo le parole, è anche un onore, perché presentare qui la Coppa Liburna ha un significato a mio avviso doppio. Voi sapete che io sono l'assessore allo sport, oltre a fare il vicepresidente, quindi sottolineo la parte sportiva innanzitutto questa manifestazione, ma la sottolineo e mi fermo subito, perché poi a questo tavolo ci sono i tecnici che potranno illustrare meglio quelle che sono le caratteristiche della gara, della sportività su ruote, dell'automobilismo, che grandissima tradizione ha sempre avuto a Livorno e che mi auguro con queste iniziative potrà portare avanti. Io vorrei sottolineare invece un aspetto a mio avviso di grande importanza, troppo spesso sottovalutato quando si fanno gli eventi, cioè gli eventi sportivi e non, ma in particolare gli eventi sportivi, non devono essere le cosiddette cattedrali del deserto. Coppa Liburna, oltre al valore che ha in sé come elemento sportivo, e questo poi ripeto, sarà qualcuno che lo spiegherà bene, è un evento che ha come collaterali tanti altri eventi, quindi diventa un patrimonio del territorio, un patrimonio della città, un regalo che gli organizzatori fanno alla città e al territorio. Guardate, non è una cosa scontata questa, perché io mi sono trovato a organizzare anche eventi di rilevanza come questo, nazionale e internazionale, ma se non abbiamo la forza e la capacità di coinvolgere il territorio anche in settori apparentemente distanti, che uno potrebbe dire che c'entrano i vini con le corse in auto, che c'entrano la visita turistica, la fortezza, sì, ci può entrare la sicurezza stradale, questo, ma che c'entra? No, c'entra e c'entra tanto, perché questo vuol dire proporsi già come un elemento di conoscenza anche per il territorio, un biglietto da visita, perché chi verrà qui e farà la gara sportiva sarà concentrato sulla gara sportiva ovviamente, ma non ci saranno solo loro, ci saranno giornalisti, ci saranno soggetti che fanno gli accompagni. Quindi tutto questo è un elemento, guardate, di straordinaria importanza, è difficile da organizzare, forse quanto è difficile organizzare una gara sportiva. Un grande evento che torna a Livorno, un grande evento della Toscana e un grande evento per l'Italia. Livorno è il protagonista, ma soprattutto è il protagonista Livorno città e il protagonista Livorno territorio, con le iniziative che ho visto sono già evidenti e sono molto importanti, con la volontà di coinvolgere anche la provincia. Sapete quant'è il PIL, per usare delle parolacce, che può portare questo tipo di cosa a una città?
Sapete, il PIL della provincia di Livorno è il 18%, quasi il 20% sul turismo del PIL della provincia di Livorno, certo. Più dell'industria meccanica. Quindi si perdono tre posti di lavoro dell'industria meccanica e giustamente si fanno le barricate. Si perdono attività turistiche perché magari mancano gli eventi e nessuno ne dice niente. Perché 10 lavoratori che lavorano nel turismo sono differenti da 10 lavoratori che lavorano nell'industria. Smettiamo di pensare di essere cenerentole e viva, ecco perché sono convinto di aiutare possibilmente questi eventi. Ovviamente gli eventi che hanno una storicità come questo, eventi che hanno una loro funzione divulgativa, eventi che si allargano ad altri settori, eventi che fanno crescere un territorio. E poi c'è un regalo per i livornesi, è un investimento per i livornesi. Quindi viva la Coppa Liburna e gli eventi come questi, viva l'ACI, l'ACI Sport e l'affatto, perché questo è un evento che investe nella città, che porterà sicuramente a breve, ma anche a medio termine, con vantaggi. Lo sapete quanto porta un visitatore che viene in un posto per vedere un evento? Magari sta qui, ci dorme, ma porta circa 100 euro al giorno. 100 euro al giorno. Perché magari mangia qua, fa benzina qua, compra il giornale, va. 100 euro al giorno è calcolato. Quando organizziamo il Giro d'Italia si pensava che sa cosa. 2.000 persone che stanno qui per un giorno e mezzo hanno portato circa 200.000 euro subito. Subito. Senza contare poi che viene dopo. Quindi la Coppa di Burna va, deve crescere, deve diventare il prossimo anno, deve essere ancora più bella. Se le province ci saranno, io vi darò qua. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.